Il lavoro sia la priorità assoluta dell'agenda politica. L'emergenza non è risolta, anzi la UIL lo ribadisce a chiare lettere tornando sul riconoscimento dell'area di crisi. Una questione su cui è caduto un certo silenzio, ha detto la segretaria regionale del sindacato, Tecla Boccardo, sindacato che ha stilato un decalogo ispirandosi ai 10 comandamenti, ai loro valori, usandone le parole senza però essere blasfemi, ha precisato. Un metodo, indirizzo, impostazioni per utilizzare le risorse destinate all'area di crisi, ha continuato la Boccardo. Scorrendo i 10 punti, essa deve essere un'occasione da non perdere per far ripartire il lavoro, ma attraverso obiettivi chiari e condivisi. Non nominarla invano, nel senso che essa non è panacea di tutti i problemi sui quali non bisogna abbassare la guardia. Bisogna pianificare e progettare per mettere al centro il lavoro, per creare tutto ciò che è necessario per rendere competitiva questa regione, per dare la svolta, quindi utilizzare, approfittare di questo momento per non disperdere queste risorse e per utilizzarle per fini che non devono essere interessi di pochi ma interessi di molti. Programmare uno sviluppo economico di qualità, ha proseguito la UIL, senza dimenticare riposo, famiglia e combattendo il lavoro nero. L'area di crisi deve rappresentare un'opportunità anche per le fasce più deboli. Riportando il comandamento non commettere atti impuri, il sindacato ha voluto ribadire un no netto agli inciuci. Il riconoscimento quindi è quello di utilizzare dei principi che devono essere principi di legalità, principi di trasparenza, principi di partecipazione, principi attraverso i quali non si vadano a creare altri carrozzoni, non si crea clientelismo e si crea il lavoro vero attraverso l'utilizzo di risorse per creare quelle che sono le infrastrutture necessarie a questa regione, materiali ed immateriali, per creare quelle che è la reindustrializzazione, per ridare opportunità a coloro che hanno perso il lavoro attraverso la ricollocazione di coloro che hanno perso il lavoro, attraverso la creazione di nuove opportunità per i giovani. Quindi implicito il concetto veicolato dal punto non rubare. La richiesta poi di coinvolgere le parti sociali, amministratori, cittadini per garantire trasparenza e chiarezza, valorizzare le donne molisane, forza inespressa di una regione in ginocchio, ha detto ancora Boccardo, che ha concluso leggendo l'ultimo punto del decalogo. Finora si è tamponato con un po' di ammortizzatori sociali e politiche passive del lavoro. Ora è il momento di girare pagina con investimenti pubblici e privati, utilizzo ottimale delle risorse europee, attrazione di imprenditori veri e non avventurieri. Questo è l'anno in cui vogliamo le risposte, perché adesso non ci sono più alibi, adesso le risorse ci sono per riprogrammare, le risorse ci sono per ricollocare coloro che hanno perso il lavoro, per cui oggi la Regione deve mettere in campo idee forti e qualora questo non accada e qualora queste risorse vengano sperperate, siamo disposti anche ad andare oltre ai semplici presidi o alle manifestazioni che abbiamo fatto fino ad oggi.